La cronaca adesso ci porta all'Aquila, dove la direzione investigativa antimafia ha eseguito un decreto di confisca emesso dal Tribunale del capoluogo regionale su proposta congiunta del locale procuratore della Repubblica e del direttore della DIA nei confronti di un imprenditore aquilano coinvolto nell'ambito dell'operazione denominata Dama Bianca, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia del capoluogo abruzzese per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. L'impresario aquilano, si legge in una nota, aveva finanziato l'organizzazione criminale, garantendo il supporto logistico e il trasporto della droga attraverso propri mezzi, nonché assumendo fittiziamente alcuni sodali di nazionalità albanese presso società a lui riconducibili. La confisca di prevenzione, che segue il sequestro eseguito all'inizio di quest'anno, ha interessato nel capoluogo abruzzese, nella provincia di Teramo, 32 immobili, 3 autoveicoli, tra i quali una Lamborghini, un'imbarcazione da diporto di lusso e rapporti finanziari per un valore complessivo stimato in circa 3 milioni di euro.